e tra l'altro proprio in quel periodo, cose che molti non sanno probabilmente, i combattimenti sono tanti. Mio marito stesso una volta mi ha trovato quasi appesa in bagno al muro a un metro di distanza da terra con delle mani che mi stavano soffocando. Lei ha visto sua moglie? Certo. A un metro da sollevata, a un metro da terra? Sì. Con delle mani che la stavano soffocando? No, era attaccata, diciamo, al muro. Io quando sono arrivato, perché non sentivo più nulla, io la chiamavo, non rispondeva, mi sono diretto verso, diciamo, il bagno dove lei era e l'ho trovata alzata da terra mezzo metro. Questi sono degli attacchi, diciamo, che... un momento, questo sono le mani? Aveva tre, diciamo, qui sul collo, aveva tre, diciamo, forme, come dei, diciamo, come dei lividi, proprio sul collo. E sono rimasti questi lividi? No, poi sono spariti, per fortuna. Però io ho le foto di queste cose, perché noi documentiamo comunque tutto. E quindi era il diavolo, era? Ci sono dei calci, ci sono, cioè, il demonio è un combattimento dove c'è la grazia, ma c'è anche, quindi non è una cosa... Ecco perché dico, mi spiace che tutto questo venga ridicolizzato. Non si tratta della trama di un film horror, ma la storia raccontata da Gisella Cardia, la donna che afferma di parlare con la Madonna, al giornalista Bruno Vespa. La veggente raduna i suoi seguaci ogni terzo giorno del mese a Trevignano, Roma. Qui la Vergine contatterebbe Gisella Cardia, dettandole alcuni messaggi che la donna scrive su un quaderno e poi legge ai devoti. Nonostante i dubbi su questa vicenda, la Cardia non si è tirata indietro. In ogni intervista che rilascia aggiunge nuovi dettagli sulle visioni mistiche, sulla Madonna che lacrima sangue e sui miracoli di cui sarebbe capace, come la moltiplicazione del cibo. Pochi giorni fa la donna ha rilasciato una nuova rivelazione. Le spiego subito, io mi chiamo Maria Giuseppa Scarpulla anagraficamente, quindi anche Giuseppina. È stato Maria perché devota alla Madonna e è stata una grazia la mia nascita per varie vicissitudini. E cioè fin dalla sua nascita? Sì, perché io sono nata morta. E questa me l'ho persa. E la sorella di mia mamma andò davanti alla statua della Madonna che era in ospedale perché il medico aveva detto che per mia mamma poteva esserci un motivo di salvezza, per me no, e ormai mi avevano messa un po' lì, buttata come uno straccio vecchio. E buttata dove? Solo... Prego? Buttata dove? Su un... Mia mamma mi raccontava sempre su un marmo, mi avevano messa lì. Ma in ospedale? Sì, perché non respiravo più, non batteva il cuore. Allora la sorella di mia mamma andò sotto la statua di una Madonnina che stava in ospedale e le chiese la grazia e disse: io metterò il, sarò io a mettere il tuo nome, però fai questa grazia a mia sorella affinché la bambina possa essere miracolata, diciamo così. E dopo un po' chiamarono la sorella di mamma e le dissero: signora, venga, miracolosamente la bambina è viva. La veggente ha affermato di avere contatti anche con Gesù. Quindi Gesù le ha parlato? Sì. E che le ha detto, se posso? Mi ha lasciato dei messaggi. E posso dei messaggi di molto belli. Parla del riavvicinarsi, di avere la fede, di pregare affinché la gente possa riavvicinarsi, pregare tanto, che questo mondo ormai non è più un mondo, è un mondo che non ha più Dio dentro. Questo, di solito i messaggi sono in qualche modo apparizioni foniche o visive? Anche visive o foniche. Gesù com'è? È bellissimo. Giovane, insomma, no, è trentenne. Giovane. Cioè, lui è giovane, molto giovane, quindi insomma, è giovane era, insomma. Sì, ha gli occhi verde azzurro, ha i capelli un po' lunghi, ma è alto. Dio ed è molto bello. È complicato. Dio com'è? Dio non l'ho mai visto, ho visto solo una grande luce bassa, non ho mai visto Dio. Quindi guardi, non le ha parlato Dio? Lui ha parlato con me, ma io non l'ho visto, ho sentito solo la voce. E Dio che le ha detto? Che voce ha, scusi, una voce? È una voce molto, molto forte, molto... baritonale, diciamo. Più o meno. Più o meno. E invece Gesù? No, Gesù ha una voce anche lui... tenorile. È forte, è forte, però è dolce nello stesso tempo, così come... ma veda,
Dottore, io vorrei soltanto sottolineare una cosa. Io capisco la confusione di tutte queste apparizioni, però nella logica umana io lo potrei anche capire, ma questa è la logica del cielo. E nella logica del cielo è diverso rispetto a quello umano, è difficile anche da spiegare. La diocesi di Civita Castellana ha avviato un'inchiesta su questa storia. Una commissione di esperti sta esaminando i documenti e sta ascoltando diverse testimonianze. Ma una tegola è caduta sulla famiglia della veggente. Il marito Gianni Cardia è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Civitavecchia per abusivismo edilizio. A breve sarà fissata la data del processo. Al centro del contenzioso giudiziario c'è l'ente parco di Bracciano e Martignano, in cui si trova il terreno privato, luogo delle presunte apparizioni. È una zona collinare dove centinaia di persone si radunano per la recita del rosario e per ascoltare ciò che la Vergine Maria confiderebbe alla Cardia, la loro santona. Il Tribunale di Civitavecchia ha autorizzato il dissequestro del fabbricato abusivo edificato sullo stesso terreno consentendone, secondo quanto disposto da un'ordinanza comunale, la rimozione. Per ora è stata rimossa solo la tettoia. Il fabbricato è una struttura in legno alta 3 metri, contenente un'opera votiva, 61 panche, cartelli e segnaletiche per i devoti, palizzate in legno e cordoni. Tutte costruzioni abusive, come scritto nell'ordinanza di demolizione emessa più di un mese fa dal comune di Tremignano. La teca in vetro che contiene la statua della Madonna è ancora al suo posto. L'amministrazione locale e la procura di Civitavecchia sulle apparizioni qualche segnale lo hanno dato. Occorrerà l'intervento della Santa Sede e del Pontefice affinché prendano posizione sulle affermazioni della presunta veggente riguardo ai miracoli, alle apparizioni e alla moltiplicazione del cibo. Sarebbe preferibile una presa di posizione delle alte cariche ecclesiastiche, così da mettere in guardia i credenti e impedire che altre persone possano credere a questa storia e spendere somme in denaro. Molti lo hanno già fatto. Alcuni hanno donato decine di migliaia di euro credendo nel miracolo della Madonna di Tremignano. Il mistero continua.